La caccia era l'unica cosa che mia moglie allora mi potesse rimproverare. 65.000 al fucile, l'equipaggiamento e mio figlio che si mangiava un paio di scarpe sane ogni volta che veniva con me. Ma credo che la cosa che le dispiaceva di più era che la lasciavo sola la domenica. E anche a me un po' mi dispiaceva. Ci vediamo al bar! Rimpiango quei tempi, quando i miei rimorsi si limitavano a questo. Oh, aspetta! Aspettati, eh? Oh, senti, a mamma è meglio che non diciamo niente di tutta l'acqua che abbiamo preso. Lo sai com'è fatta, no? Ma che so scemo, va! Dai, su! Triboli, triboli! Oh, ma mi fai il piacere di venire a letto? Ma sì, ho finito, adesso vengo. Ecco fatto. Non c'erano più fazzoletti puliti, non potevo mica mandarlo a scuola col moccico al naso. Perché? Se li lavavi domani cosa succedeva? Che non si asciugavano. Hai messa la crema? Sì, sì. Quando? Prima. Va a vedere, va. Oh, Andrea, che noioso, madonna. Se vuoi che abbia le mani belle, prendimi la cameriera. Va bene, ma adesso mettiti la crema. Non me lo potevi dire prima. Adesso non mi alzo neanche, sì. Guarda. La vedi, porca miseria. Beh, un po' si capisce. Troppa. Ma che troppa. Non te le posso vedere le mani così. Quante volte te lo devo dire? Un po'. Grazie. Andrea, su. Mamma, mamma. Giulio, che c'è? Ho sete. Come hai sete, tesoro? Perché non ce l'hai mai la notte? Scotta. Mi pare di sì. Questo bambino ha preso freddo. Papà, io ci sete, non diglielo, ma poi non ce l'ho fatta più. Accidenti alla caccia e a chi l'ha inventata. Su, voltati. Mamma, no, per piacere no. Posso? Ma scusa, non è lo stesso sotto il braccio. Oh. Ai! E adesso stai fermo un momento, basta un minuto. Aveva 38 e mezzo, la mattina dopo quasi 39. Il dottore prima disse bronchite, poi parlò anche di infiammazione alla pleura. Passammo 20 giorni molto brutti. Ci fu un momento che si pensò anche al peggio. Oh, buongiorno, ingegnere. Beh? Bene, ingegnere, tutto bene, ho ritirato adesso le radiografie. Il dottore dice che clinicamente è guarito. Molto bene, mi fa piacere, arrivederci. Grazie, ingegnere. Ciao, eh? Allora, Andrea, oh. Com'è andata? Bene, bene. Beh? Oh, tutto a posto, eh. Ah, oh, tutto suo padre. Però che? Sembra un beccaccino. Non vedi com'è piccolo, è gracile. Gracile? Ma come? Si è fatto così bene. E poi è un bambino, no? Ci vorrebbe un po' di mare. Come, d'ottobre? Sì, per la convalescenza, dice il dottore, 15-20 giorni. Non che sia proprio necessario, però... Però quello mica te lo passa la mutua, eh? Oddio, Luisa ci avrebbe i suoi che abitano a Fiumicino, ma... Allora? È che, poveri vecchi, proprio adesso un'altra figlia gli si è piazzata in casa, capirai? Quella gli è rimasto disoccupato il marito. Con la cooperativa come stai? Ah, non me ne parlare, ho chiesto 30.000 lire l'altro mese per il fucile. E tu? Sei in pari? Sì, magari. Capo! Vengo! Però, se ti ha detto che non è indispensabile. Io ce lo mando, sai, a costo di vendermi il fucile. È un'età troppo pericolosa quella. Partirono il lunedì con la corriera dei burini, come la chiama Beppe. E lo tuo, Cappello?
Sì, è mio lo cappello. Due posti per la persona sola? Due posti per due persone. E allora l'altra dove sta? Adesso viene. Adesso? E mi piace. E allora io? Tu arrangiati, no? Scusa, Sam, ma io tengo l'idea. Senti, se vuoi sistema il tuo fagotto qui, ma per un momento, eh? Già, che son mico io? Così tengo lo posto per te? Oh, Purino, non ti fa fregare! Sì, l'hai trovata! Ma cos'era qua? Senti, amico, io sto qui da mezz'ora e sono venuto apposta per prendere i due posti. Si tratta di un bambino e una signora. Ah, adesso siete in tre e dimmi posto un bambino, non pago un biglietto. Andrea, parte! Muoviti, Lisa! Dai, su, Beppe, forza! Forza! Scusino. Permessi, di chi è questo pacco? È lo mio. Ah, le dispiacerebbe? Forza, Lisa, che parte! Già parte. Pare. Oh, ma che c'è? Non lo so. Allora, a domenica, eh? Ma che cos'ha? Non lo so. Che farai tu? Che ne so. Ciao, papà. Ciao, eh. Sai che faccio? Aggiusto l'armadio. Sì, sono tre anni che me lo dici. Basta. Allora, la signora, si ricordi, per qualunque cosa telefoni a casa mia, c'è sempre qualcuno. Grazie. Ciao, mi raccomando, eh. Oh, Andrea, mi raccomando il gas. Sta attento a quel rubinetto e anche la luce. Spegni prima di uscire. E l'acqua. Va bene, ciao. Papà! E domenica, guai a te se vieni con la motocicletta. Sta tranquilla, ciao. Ciao, Giulio. Ciao. Ha paura che corra troppo quando sono solo. E mica ha torto, sai. Non era la prima volta che partivano, ma l'estate è un'altra cosa. Beppe cominciò subito a far progetti. Io mi sentivo addosso un po' di malinconia, però è inutile. E dopo 10 anni di matrimonio... Beh, andiamo al bar. Lì c'è un amico, lui le conosce tutte, vedrete. Festucci, il piccoletto, era un toscano intraprendente. A sentir lui sembrava tutto facile, ma non avemmo molta fortuna, nemmeno con le ragazze dello spolettificio. E alla sera, solo come un cane, mi ritrovavo invariabilmente ad Alvaro, con un piatto di pasta e fagioli e il giornale appoggiato al quartino. Sera. Poi dicono che è indelebile. Beh, che fai? Casco dal sonno. Sì, Alvaro. Alvaro, un calzone. Possibilmente caldo. Giovedì. Il giovedì o venerdì? Il giovedì. Giulio, muoviti che ti sembra là, sentimo. Sì. Ma che unghiata, ma se ti dico che è stato facendomi la barba. E poi li chiamano rasoi di sicurezza. A me mi sembra proprio un'unghiata. Sì, magari. Ah, ti sarebbe piaciuto, eh? Certo, mi sarebbe piaciuto. Ma che fa, papà? Quanto si sveglia? Aveva detto un'oretta. Beh, se dici sempre un'oretta, ma se ti sapessi come che se dormi ben con l'aria del mare. Beh, io vado a chiamarlo. Fermo. Magna, to. Mica sta male, eh?
No, sta benissimo, manca troppo. E casomai tuo mare conosce ben la cura? Ah, sì, ho stregati dei bei putei. Giulio! Papà! Papà, ecco! Oh, che aspetti? Dai, prendi il pallone, corri! Sì! Dai, papà! Sì, vengo! Ma cosa sono questi colpi? Fanno i tiri, laggiù c'è una batteria costiera. Papà! Sì, eccomi! Arrivo! Altro bisogna proprio che me la compri una bella macchinetta, prima che diventiamo vecchi. Ciao, ciao papà! Ciao! Dai, Andrea, che ti resti intera! Messo, forza! Signi il bing! Guardi là! Andrea, sei comodo? Beh, insomma, ma un'altra volta vengo con la motocicletta, Beh, allora, a domini, tu ricordati... Sì, d'accordo, l'acqua, la luce, il gas, va bene! Ciao, ciao! Ciao, Palumba la ditotta le due che bagnerà la coda con le quattro anitre. Una, due, tre. Le palumba la ditotta le due tutto. Oh, passa un po'. E mezzo piccio, ci mezzo piccio. C'è un bicchiere pulito. Vabbè, ma è lei? Ha voglia, sì. Oh, ma è organizzata. Per forza, c'ho cinque figlie e bevono tutti. Anni, salute. Le tre palombe la si sotta le due tortore. Le mezzo piccio, le mezzo piccio, sì, le mezzo piccio, sì. Permesso. E forza con la settima sera. Che mangerà la sposa la sera. Allora. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
pizza! Scusi, scusi. E lei? Mica le do noia, no? No. Tanto, se prende il 28, prende il 28, no? Sì. E allora? Oh, scusi. Prego. Ma lei è molto che sta lì di casa? 19 anni. Ma e come ho fatto a non vederla mai? Io ci sto da 9. Lo so, mi ricordo quando arrivaste, con un camioncino giallo. Io stavo in terrazzino. Sua moglie era... aspettava un bambino. Ma come fa a ricordare certe cose? Mi ricordo anche che un facchino ruppe il vetro d'un quadro. Una grossa barca a vela. Oh, ma è vero, sta ancora lì, in sala da pranzo. E allora lei si mise a litigare. Ah, questo non me lo ricordo. E come andò a finire? Ma, si sentiva un gran baccano, ma di lassù non si capiva bene. Ah, meno male. Ci ho passato tutta l'infanzia su quel terrazzino. Le altre ragazze andavano in cortile. Io invece... io ho studiato ballo, danza classica, sa? Ah. Mio padre ci aveva le sue idee. Un tipo curioso. Poi dovete chiudere il negozio. Aveva un piccolo negozio. E allora cambiai scuola. Steno da tirografia. E poi? Cominciai a lavorare. Senti, ma io... beh, a me un po' l'aria fresca farebbe bene. Lei... lei non li farebbe due passi a piedi? Scendiamo alla prossima, vuole? Eh? Posso farle una domanda? Dick? Ma perché ha preso la corriera dalle 8? Ce n'era un'altra dopo, lo sa? Poteva... poteva restare un'ora di più con lui. Beh, gli ho fatto una domanda indiscreta. Ha messo la Fiorentina perdente con lo Spara. E il Milan che pareggia in casa. Ma io gioco a caso. Però gioco sempre. Non posso farne a meno. Lo sa che una volta mi ci sono rialzata dal letto per andare a giocare? Vabbè, ma almeno potrebbe giocare con un po' di logica, no? No, no. Io ho 50 milioni o niente. 30 non le basterebbero. Con 15 sistemerei mio padre e mia madre. Un pezzetto di terra in campagna. 5 a mio fratello. E il resto? Il resto per me. Metterei su una copisteria e sarei indipendente. Ma lei non ha voglia di sposarsi? Lei non gioca mai, vero? Quando capita. Anch'io al posto suo non giocherei. E perché? Perché non vorrei cambiare. Sa che lei è un tipo curioso. È tardi. È meglio andare. Siamo quasi arrivati. Forse è meglio lasciarci qui. Me ne dà una? Oh, certo. Non le secca? No, e perché? Sua moglie fuma? Ma no. Glielo dice di questa sera? Lei preferirebbe che glielo dicessi, oppure no? Da una parte sì, sarebbe giusto. Credo che non glielo dirò. Senta, Rita, io non... devo andare. Buonanotte. E grazie. E di che cosa? Di tutto. È riuscito perfino a farmi cantare sulla corriera. Arrivederci. 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 Mi suona strana quella parola, subito dopo averla pronunciata. Qualcosa dentro mi diceva che avrei fatto meglio a non rivederla per niente.
passò qualche giorno senza che io la incontrassi. Anzi, credevo di essermela dimenticata. E se ci pensavo, non sapevo neppure più com'era fatta, di che colore fossero gli occhi, che forma avesse il suo viso, la bocca. Rita! Sentivo il cuore che mi batteva in gola. Cosa mi stava capitando? Lo capii il giorno dopo cosa mi stava capitando. Quel giovedì c'era la prova meccanica per gli apprendisti. Mi avevano messo a fare l'assistente con la Monici, che faceva parte della commissione d'esame. Scusi, si può fumare? Ah, certo. Ecco qua, capo. Come le sembra? Nome? Paolo Ubaldi. Sono esattamente le 12:22. Buongiorno. Buongiorno. Oh, Andrea. Oh. Ma tu l'hai fatta a colazione? Ma che? Io francamente non me la sento di tirare fuori il panino, a parte la dignità, ma è che... Hai visto che faccia? Ce n'è certi pallidi, pallidi. Oh, prima è venuto uno che voleva andare al gabinetto, tremava tutto. E quando ha visto che io segnavo l'ora, indovina un po' che mi ha chiesto. Mi fa, ma io, se fossi io a decidere, ma che esami? 10 posti? Beh, si fa a sorte, tutti i nomi dentro un cappello e via, no? Sì. Nome? Mi chiamo Alfonso Cantarella. Ah. Sì, sono un parente. Il ragionier Cantarella dell'ufficio amministrazione è mio zio carnale. Zio da parte di mamma? Ma no, se fosse da parte di mamma, allora io sarei... Ah. Ah. Mi scusi, buongiorno. Buongiorno. Tu giocavi a pallone, no? Sì. Stai... Che scala era giù in fondo? Relle, mi pare. Sì. Lo so perché... C'è un ragazzino mio che è tifoso della squadra che giocavi tu e mi toccava portarlo sempre al campetto, giù sotto casa. E com'è che hai smesso di giocare? Che vuole? Non è un mestiere e a 23 anni se hai fatto fortuna bene, se no... Certo. Ti sei un po' allenato, eh? Eh sì. Beh, vediamo un po'. Prendi l'alzarino, non quella, quell'altra. Sì, quella. Ecco. Cerca di prendere il ritmo giusto. Su, coraggio. Su. Ah, è andata bene, sai. Adesso vado a prendere il vino. Rita, vieni qua. Guarda un po' chi c'è. Ecco qua la mia figliuola, il signor Zaccardi. Piacere. Piacere. Ti saranno fischiate le orecchie, eh? Dicevo qua al signor Zaccardi che se non ci fosse stato lui... Ma no. No, è la verità. Se Gino avrà il posto in quella maledetta fabbrica... Pardon. Ma guardi che suo padre esagera, sa. Non lei l'ha detto è troppo modesto. Mi scusi, Deborah. È un po' nervosa oggi, si vede che qualche rogna giù all'ufficio. Lavora molto, sa. Oh, prego, un altro bicchierino. No, grazie, assolutamente. Ah, è una figlia speciale, creda. Tutto quello che guadagna lo mette in casa. Ah. Il fatto è che per quello che fa dovrebbero pagarla il doppio, il triplo. Oh, le ho fatto vedere nel corridoio i diplomi. Pensi un po', 600 battute al minuto. Rita, racconta di quella volta che fossi selezionata per i campionati a Milano. Lasciamo perdere, papà. Quella volta fu colpa mia. No, anzi, fu colpa della madre che non volle mandarla. Allora che facciamo? Porto in tavola? Ah, certo! Certo! Beh... Allora, forza, si accomodi. Ma veramente se l'ha detto solo un bicchierino e... Rita, diglielo tu, fai i complimenti. Oh, bravo Gino, porta qua. Fa vedere. Al solito, scrivono che anche... Ma ce n'è mille di Chianti. Tu devi fare attenzione al puttino. Ci deve essere un puttino qui. Qui. Hai capito adesso? Allora che fa? Rimane? Sì, certo. Ma... Intendiamoci, eh? Dovrà adattarsi. Questa è la casa di un pensionato dello Stato. Pensionato di guerra? Della grande guerra. Lo sa, mi chiamano Caporetto. Lo sente? I gas. Lei adesso mi vede così. Sono un rottame. Ma un tempo. Conosce l'Arlesiana? Cilea?
È la solita storia del pastore, il povero ragazzo voleva raccontare. Allora, resta colazione? Ma certo che resta, no. Altro che... Ci farebbe molto piacere, signor Zaccardi. Ma no, semmai un'altra volta. Ci contiamo, eh? Rita, accompagni tu? Grazie. E di che? Allora, arrivederci e grazie. Arrivederci. Buonasera, signora. Gino, il cavatappi. E le è dispiaciuto, vero? Che cosa? Beh, sì, le ho dato fastidio. Ma che io non... Non importa. Io non lo so che cosa mi succede. Arrivederci. Arrivederci. Chiude, forza che è tardi, torniamo, tutti a casa, andiamo, e andiamo su, forza, è già passato il maresciallo, no? Allora mi volete proprio far prendere la multa, andiamo? Buonanotte. 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 È proprio quello che volevo io. Ecco i soldi, capo. Ma tu domani vai da Luisa? Sì. Ci si vede al ritorno? Ma che ora è? È molto tardi, è quasi l'una. Buonanotte. Buonanotte. E lei? Le ho fatto paura. È tardi. Sì, ma si sta bene fuori. Siamo a novembre e pare che quest'anno l'inverno non voglia venire. Io vado. L'altro anno di questi tempi c'era la neve, ricorda? Rita, io volevo scusarmi. Di che cosa? Beh, che sono venuto a casa sua l'altra sera così... Una cosa che è capitata, non so nemmeno io come. Non l'ho neanche ringraziata. Dopodomani mio fratello comincia la sua prima settimana. Riparte domattina. Va a Torino dai suoi per questo. Allora tocca a me farle gli auguri per primo. Grazie. Mi fa un mazzo di fiori senza un biglietto, senza un nome che tutti diranno, e questi chi li ha mandati? Ma una cosa da niente, intendiamoci, un mazzetto di violette, una cosa così. Beh, quello sarò io. Rita. Ma perché le avevo fatto quella domanda? Perché l'avevo aspettata? Nel cortile, poi, sotto le finestre di casa. Mentre accompagnavo Rita verso il suo portone e cercavo di volgere le cose in scherzo, d'un tratto mi venne di pensare a Luisa, a Giulio. Dio, che corsa ho fatto. Ma lo sai che ho imparato a giocare al pallone pure io? Si è fatto un prepotente. Ma hai visto com'è diventato bello? Sì, sta proprio bene adesso. Anch'io sto tanto bene, Andrea. Però mi manchi molto, sai? Sfacciata. Sai, prima io lo sapevo che arrivavi, no? In fondo è quasi come a casa quando tu torni dal lavoro. Eppure oggi era un'altra cosa. Appena ho sentito la motocicletta. C'è gente. Fa freddo adesso. Giulio sarà sudato. Ah, sì. Giulio! Giulio!
È meglio che ci vada io. Giulio! Giulio, muovi! A una certa ora prese una scusa, una cena con Beppe, gli amici, e scappai via. Il pensiero di Rita mi aveva tormentato tutto il giorno. Chi è? Sono io, Rita. Ho telefonato a casa sua e ho saputo che stava qui. Che serve mentire? Domattina me lo leggerai in faccia. Andrea, si vede molto. Che cosa? Che sono felice. Ah, fatti veder bene. Sì e no. Così sì, si vede. Ma negli occhi c'è qualcosa che non mi piace. Si vede anche questo. Rita, hai ancora paura? Ho paura di quando finirà. Quando finirà, Andrea? No, no, non rispondere. Non importa quando finirà. Forse anche stasera o domani. O quando sarà. Avrò sempre avuto qualcosa che non mi aspettava. Rita, non pensiamo a quel che sarà domani. Oh, scusami. Scusami. No, ecco che non sorridi più. Ti ho rattristato. Ma no. Perdonami. Ma è che io... Andrea, lo sai che questa settimana non ho giocato al totocalcio? Pensa, è la prima volta che mi capita. Me ne sono dimenticata. Non sarà colpa mia, spero. È colpa tua, Andrea. Ah, una bella responsabilità. E se domani guardando sul giornale... No, non ci guarderò. Questa settimana l'ho già trovata la mia fortuna. Parli di me per caso? Parlo di te. Rispondi. Dopo. Scusi, non avrebbe da vendere qualche sigaretta? Da vendere no, ma se ne vuole una gliela posso dare. Beh. Ecco. Grazie. La signora? Grazie, io non fumo. Beh, grazie allora, buonasera, buongiorno. Buongiorno. Ma perché gli hai detto che non fumavi? Così, ho pensato che a te avrebbe fatto piacere. Aspetta un momento. Bella.
Ciao, Rita. Cominciò per me un periodo stranissimo. Tutto mi sembrava straordinariamente bello. I giorni passavano e ogni volta che veniva il momento di salutarci cominciavo a pensare all'indomani, a quando ci saremmo visti di nuovo. Solo a questo pensavo e non avevo tempo per altro. Così, giusto per andare a teatro. Ma non ti farò fare una figuraccia. Perché sai, io un vestito blu ce l'avrei, però mi è diventato stretto, capirai. Me lo son fatto quando feci da padrino a figlio di mia sorella, capirai. Ne sono passati degli anni, eh. Com'è tua sorella? Ti somiglia? Oh, ma che, sei matta? No, ci mancherebbe altro. Lucia, poverina, no. Lucia era la meglio di casa. Non sei tu il più bello? Beh, io veramente bello... Bello non sono stato mai, tutt'al più sono un tipo, no? Tu sei un tipaccio. Dai su, muoviti adesso, sennò facciamo tardi. Che idea il teatro, ma dobbiamo proprio andarci. E poi che fretta c'è? Io per farmi bello ho bisogno almeno di un'ora. Mezz'ora. Mezz'ora, d'accordo. Ci vediamo davanti al bar? Sì. Rita. Che c'è? Niente. Scusa, mamma, ho molta fretta. Che ha? I nervi? Non so. Ciao, figliuola, esci ancora? Sì. Rita. Ha telefonato Mario. È tornato? No, ha telefonato da Torino. E che ha detto? Ritelefona adesso, alle 7. Sono già le 7. Scusa, mamma, devo essere pronta in un quarto d'ora. Rita. No, mamma, io... La storia del pastore, il povero ragazzo voleva raccontare. Giuseppe. Shh. È un po' nervosa stasera. Mamma, mi tiri fuori il vestito nuovo? Oh, stasera hai pallaforte, è una più bella dell'altra. Oh, Andrea, stavo cercando giusto te. Ho provato anche a casa tua, ma la portiera ha detto... Che c'è? No, niente, fa. Solo che ha telefonato tua moglie a casa mia. Dice Luisa che domattina vengono a Roma con la prima corriera. Ah, che peccato. Era ora però, eh? Eh sì. Beh, ora devo andare via, oh. L'avevo... Dice che ha preso la tosse convulsa. Ho capito, e a che ora arrivano? Beh, con la prima, non so, alle 8, 8:30. Un caffè, tu cosa prendi? 2. Macchina. Ah, dice Luisa che non ha bisogno di niente, tu puoi andare tranquillamente al lavoro. A proposito, senti, quando la signorina ha dato il segnale, Luisa mi stava parlando di una certa cena, non Pronti? So. Ma poi la signorina ha tolto la comunicazione e così è finita. Ma di che cena si trattava, Andrea? Quanto zucchero? 2. No, è che... L'ho raccontato una storia l'altra domenica. Ma una cosa innocente, sai, una fesseria. Oh, insomma, se si dovesse tornare sull'argomento, noi domenica si è cenato assieme, va bene? Una cosa tra amici, d'accordo?
Beh, ora me ne devo andare, eh. Ciao, paghi tu? Sì. Beppe, sei freddato. Ah, sì. Che è successo? Arrivano domattina. Doveva capitare prima o poi. Rita. Vuoi che scendiamo? Sono contenta di averlo messo stasera. Anche se non siamo andati in nessun posto. Anzi, così è meglio. L'ho messo per te e basta. Ma che pensi? No, non voglio saperlo. Rita. È che devo abituarmi, ci capisci? Ti prometto che ci riuscirò, ma tu... Tu, Andrea, devi aiutarmi. Perché così, così no, così è impossibile. Ti giuro, mi sento come se fossi morta. Capisci che voglio dire? Morta. Sta zitta adesso. Non parlare. L'abbracciai per nascondere il mio viso. Me la sentivo tremare addosso. E improvvisamente mi chiesi se era davvero possibile che da quel momento sarei stato capace di farla uscire dalla mia vita. Ma dovevo riuscirci, ad ogni costo. Non so, era come se cercassi di far sparire le tracce di un delitto. Cercavo qualcosa da fare, qualcosa per Luisa, proprio per lei. Ah, ecco. Erano almeno 2 anni che glielo promettevo sempre. Le avrebbe fatto un piacere immenso. Aspetta, che c'hai? Fa vedere. Qua. Vedi, lo sbaglio vostro è che non ci avete fantasia. Dentro le scarpe, per esempio. Io me ne vado, ciao. Oh, sì, salutami tanto Luisa e Giulio, Andrea. Sì, vabbè, senti, io adesso scappo che ancora li devo vedere. Se tardo 5 minuti ci pensi tu all'ingegnere. Andrea, è finita la pacchia, C'è l'ultimo conticino, ma con suo comodo, signora? Signora? Signora, visto, per il sapone, ho fatto una nota a parte. Sì, va benissimo, se aspetta un momento. Per carità, con suo comodo. Giulio, c'è papà. Papà! Ehi! Oh, buongiorno, sanno benissimo, Ah, sì? La signora poi sembra ringiovanita. Ah. Papà, belli, sono per la mamma. Dici che le piaceranno? Dai, su, corri allora, su. Beh, allora la saluta, signora Zaccardi. Cammina, su. Prego,
prego, signora, chiuda, chiuda pure. Oh, scusi, scusi tanto. E tu cosa fai? Via, entra dentro, cammina. Scusi, scusi tanto. Beh, e allora, ti piacciono i fiori? Eh? Te li ho presi col gambo lungo, come piacciono a te, no? Su, bello, debole, dai, acchiappalo. Dai, andiamo su, andiamo a casa. Papà? Papà? Ma dove siete? Qui. Hai visto papà? La mamma si è messa il vestito blu a palline. Oh, bello. Stai buono. E stamattina la spesa l'ho fatta io, perché lei è andata... Oh, già, te ne dovevi accorgere da solo. Oh, che misteri sono. Ma tanto papà non se ne accorge mica. Sono andata qui sotto, ho fatto la messa in piega. Capirai, col sole si erano tutti rovinati. È vero, che stupidi. Come ho fatto a non accorgermene? Sì che è cambiato anche il colore. No, oh, è appena una sfumatura. Stai bene così, mi piace. Hai visto, mamma? Se ne è accorto. E di che cosa? La signora Donati aveva detto di no, che era impossibile. E perché? Oh, lo sai? Sì. Lei una volta si fece rossa e la mattina il marito, poveraccio, era andato al lavoro al turno di notte e c'aveva sonno. La mattina lei gli apre e lui fa: oh, scusi, ho sbagliato, stava salendo al piano di sopra. Chi te le racconta queste stupidaggini? Ma è vero, lo sanno tutti. Ah, sta zitto e va a lavarti le mani. Va bene, vieni papà. Sì. Papà? Svelto che il brodo è pronto. È di pollo, va bene? Perfetto. Anche lunghi, eh? Sì, sì. Ehi, Luisa, non mi hai detto niente della casa. Che effetto t'ha fatto? Ma che ha detto mamma dell'armadio? Se ne è accorta dello sportello aggiustato? Come no? E poi era tutto lucido. Io stamattina, vabbè che ero mezzo tonto. Ma non troppo che appena entro che esco lungo. Ma che hai messo la cera, papà? Ah, ma che c'era? Ho dato una botta così, no? Vabbè che gli uomini quando ci si mettono fanno meglio delle donne. Sì, sì, l'ha detto anche la signora Donati. Solo ha detto che non ci si mettono mai. Papà, lo sai cosa ha detto la mamma alla signora Donati? No. Gli ha detto... Le ha detto. Dice, quello che è giusto, Andrea mio per certe cose si è avuto sempre pensiero. Si figuri che quando ancora aspettavo lui sarei io... Beh, Andrea mio, negli ultimi tempi più di una volta mi ha fatto perfino il bucato. Ma che è vero, papà? Ah, io questo bucato non me lo ricordo. Ah, adesso te ne vergogni, eh? Andiamo, che è pronto. Sì, il bucato. Tu piuttosto, non mi hai detto una parola. Ti ho fatto trovare... Piante sul terrazzino. Che? Sì, tutte bruciate. Manco un goccio d'acqua gli hai dato. E guardale. Senti, io... Che t'ho da dire? Io ti giuro che quella finestra in tutti questi giorni non l'ho aperta mai. L'ho vista. Ma forse riprendo. Andrea, dove vai? A prendere l'acqua fresca. Scotta! Venti sta, così impari ad aspettare tuo padre. E sta su dritto e mettiti il tovagliolo. Vieni, Andrea. Sì. Buon appetito, Andrea. Buon appetito, papà. Grazie anche a voi. Madonna mia, ma è stomachevole. Ma la tua crema, mamma, con un po' di petrolio. Dice che fortifica i bulbi. Mamma, no, la riga no, per piacere. Sembra un mammaluco con la riga. Ecco qua. Fatto. Rita non l'avevo più incontrata, né lei mi aveva cercato. Eppure, non so... Papà, andiamo? Sì, vengo! E lascialo stare. Tieni i soldi per la pizza. Ma Triboli. Comprati la pizza, eh? Sì. Su. Allora, ciao. Ciao. Ciao, Giulio, e stai attento, eh? Ah, aspetta un momento, Andrea. Giulio non c'ha il fazzoletto pulito. Chissà che faceva. Forse aveva ripreso col suo fidanzato. Forse incontrandoci, prima o poi doveva capitare, forse non ci saremmo nemmeno salutati. Ciao mamma, andiamo papà. Papà, domani mi ci porti a caccia, vero? Papà! Eh? Ah, sì, sì, domani andiamo a caccia, eh?
Non c'è male, non c'è male. Oi, Andrea. Buongiorno. Oh, senti, Andrea, sai che ti dico? Quel Fabiani, Gino, il tuo protetto, sai, funziona. Sì, sì, è proprio in gamba. Se vuoi lo proponiamo per il passaggio a contrattista. Sai, come giornaliero che vuoi, è un incubo continuo. Sì, ti ricordi di noi? Ad ogni settimana ci si aspettava sempre di trovare insieme a quei quattro soldi la lettera di licenziamento. Mannaggia che tempo. E allora? Ma certo, proponilo sensato, no? E poi, se se lo merita è anche giusto, no? Zaccardi, telefono! Voce di donna! Tanti auguri, Andrea. Pronto? No, hai fatto benissimo, Luisa. Sì, va bene il pane, serve altro? Ma scherzo, su. Va bene, allora dopo, eh? Ciao. Mia moglie. Sì, sì. Figuratevi che in campagna ci aveva un bracco che quando puntava sembrava che avesse ingoiato il cemento. Fermo, immobile come una statua, dalla cima del naso alla punta della coda. Era uno spettacolo, una cosa meravigliosa, vi dico. Beh, il cane mio, allora. Quello farebbe disonore alla chiappagani. Oh, meglio, però. L'ultima volta puntò la mia lilla. Povera bestia, me la costrinse tutta la domenica con la coda in mezzo alle gambe. Sì, sì, è vero. Sì, sì, me lo ricordo. Sembrava un autotreno con rimorchio. Dunque, riapitolando, io... Giusto, e allora domattina alle 6 in punto davanti al bar di Peppino. Va bene. Chi arriva per ultimo paga il caffè. Va bene. Quel Festucci che tipo. Io non ci credo mica alla storia del bracco. È un fanfarone come tutti i toscani. Sì, senti, mi chiude il forno sotto casa. Prima ha telefonato Luisa e... Scusa, sai, ma devo scappare. A domani, eh. Ciao, ciao. 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 Vieni, leviamoci di qui. Caffè? Due, per favore, ma subito. Hai tanta fretta? Devi scusarmi, Rita, ma devo fare una cosa. Se mi aspetti... Grazie, eh. Scusami. Dove sei stato? Prendere il pane, perché? Con un pacchetto di sigarette e due caffè da pagare. Si sarà freddato. Da giorni mi vado ripetendo che a questo punto non doveva esserci neppure bisogno di spiegazioni. Era tutto chiaro, fin dal principio. Vedi, io col ragionamento ci sono riuscita. Per esempio, di lei, di tua moglie. Io non sono affatto gelosa. Eppure ne avrei diritto, forse. Sì, ne avrei diritto quanto ne ha lei se sapesse di me. Non credi? No, Rita. Ma tu non... sei geloso, tu? No. Non lo so, Rita, non me lo sono mai chiesto. Oggi ho ricevuto una lettera di Mario, da Torino. Sai, io non gli ho più parlato. Lui mi ha telefonato varie volte, ma
Non ho voluto mai parlargli, mai. E che dice? Non so, non l'ho aperta. Leggila tu, Andrea. Ma neanche per so. No, Rita, ma che diavolo fai? Aspetta. Senti, Rita. Cerca di capire. Ma è così difficile da spiegare. Vedi, quello che c'è stato tra noi è molto bello, ma cosa credi, anche per me lo è stato. Ora però è inutile, non possiamo più continuare. No, no, non guardarmi così, ti prego, non guardarmi così. Non posso vederli i tuoi occhi così, sorridi, su. Ecco. Perdonami. Ma com'è triste questo posto. Senti, domani, io domani dovrei andare a caccia. Vuoi che ci vediamo? Stiamo assieme tutto il giorno. Vuoi? Per l'ultima volta? Per l'ultima volta. E pulisciti le scarpe, hai capito? Ho capito. Ciao papà, esco adesso, così stasera vado a letto presto. E dove vai? Al cinema dei Preti, ho fatto tutti i compiti, verso le sette e mezza ritorno. Ceno e a letto, perché domani ci abbiamo una levataccia, no? Beh, ciao. Di un po', ma non esagera quel ragazzino col cinematografo? Beh, ha preso il vizietto fuori. Sai, lì al paese non c'era che il cinema. Ci si andava quasi ogni sera. Insomma, ve la spassavate, eh? E tu? Ultimamente stavamo al cinema, mi ricordo. C'era una alla fila avanti. Si voltava, si voltava. Una brunetta? Sì. Ah, quella. Non fare lo stupido, va. Andrea? Eh? Ti piacerebbe avere un altro figlio? Non dici mica sul serio? A me sì. Certo, l'idea di averlo piccolo, di doverlo crescere, non so se me la sentirei, ma grande come Giulio, una femminuccia, eh? Averla per casa. Eh sì, sarebbe bello avere anche una bambina. Una volta me la sono anche sognata. E com'era? Beh, assomigliava a me. Però aveva gli occhi come i tuoi e un po' di lentiggini qua, come vengono a te d'estate col sole. Vieni qua. Guarda, sei tutto scucito. Dove? Beh, aspetta un momento, prendo ago e filo. Ma non è niente. No, non adesso. Che ci vuole? Un momento, che fare? Devo togliermela? No, non importa. Adesso sta fermo, eh? Sì. A proposito, mi svegli alle 5 domattina? Sì. Senti, ma Giulio non... No, Andrea, meglio di no. Le giornate diventano sempre più fredde e c'è un sacco d'umidità. Sì, ma... Glielo dici tu a Giulio? Certo che glielo dico io. Ma non stasera, sennò fa un sacco di storie. Invece domani mattina, quando si sveglia e non ti trova, è bella fatta. Piangerà un po', ma pazienza. Ecco qua, per il momento può andare. Ma che c'hai? Profumo? Che io? Non so. Deve essere il barbiere, sai? Va bene adesso, eh? Chissà dove ho messo le sigarette. Mamma! Cocciali! Mamma! Papà! Zitto tu! Tutto stellato, ci ho guardato apposta! Papà, non ci porti! Facci in un minuto, mi vesto, papà!
Ma sei stato male, lo sai. Ma adesso sono guarito. Beh, ora basta, Giulio, eh. Vai a letto, silenzio, non mi va di discutere. E va bene, non vuoi discutere, ma tu sei ingiusto, ecco. Su, su. Buono, eh. Buono, Giulio. Su, cammina tu, vai. Staccate, non arrivo stamattina. No, che vai più vicino. Ma sei matto davvero? Eccolo. Era ora. Oh, dai, che lì. Su, andiamo. Vieni, vieni, dai, su. Dai, non tanto. Oh, paghi il caffè. Vabbè, pagherò. Vediamo, eh. Oh, Beppe. Senti, io non vengo, agli altri di quello che vuoi, non so, la motocicletta. Vabbè, bisogno di niente? Sì, per piacere, puoi portarti Tripoli. Qua? Bastardone, salta su. Ci vediamo verso le 8, va bene alle 8 al bar? Vabbè. Grazie, sei un amico. Lo spero, ciao. Quasi. Ma scusa, non ci saranno nemmeno 70-80 centimetri dal punto che dicevi tu. In sostanza, se tu avessi sparato ad un'aquila reale addormentata, forse l'avresti presa. Sarebbe stato un bel affare. A parte l'aquila reale, ma nemmeno un passerotto. Lo sa lei che qui c'è divieto? È stato un capriccio, voleva provare a sparare. Mi favorisca la sua licenza. Certo. Ecco a lei. Ma guardi che se ne devono andare via subito di qua, eh? Certo. Ma che hai tu? Non so, lì per lì ho avuto paura. È strana. Andiamo via, fa freddo qui. André. Eh? E se ti avessero chiesto se ero tua moglie, tu che cosa avresti risposto? Perché me lo dovevano chiedere? No. Tu avresti detto di no. Tu devi essere un po' pazza. Usciamo un po'. Forse a largo si prende qualcosa. C'è Folaga laggiù. Certo che qui a venirci in molti. Se lo sapessero. Se lo sapessero che qui è come raccogliere ciliegie. Dì, metti un po' giù qualcosa. Cosa pensi? Già. La prima volta che si ha un fucile in mano, capita a tutti di sentirsi passare per la testa un'idea del genere. Così. Solo per un momento. Forse che, chi lo sa, con un'arma in mano a volte uno si sente che può fare qualsiasi cosa. Spari e tutto cambia. Invece non è vero. No, non è vero. Aspetta, fumiamo una sigaretta.
sigaretta? Dopo. Andrea, quando stai a casa coi tuoi, ti è mai capitato? Semplice, mi dico, ora non è possibile, e allora... E tu ci riesci. Ma scusa, che dovrei fare? L'altro giorno sentivo proprio che mi avresti cercata. Dalla mia stanza guardavo il telefono in corridoio e aspettavo. Non so quanto ho aspettato. In certi momenti mi pareva proprio che stesse per suonare. E poi facevo, adesso conto fino a 10. A 10 vedrai che il telefono suona. Ma perché? Non c'è senso. Ma no, era bello. Ti giuro che era bello. Comincia a far freddo. Meglio tornare. Adesso la fumerei una sigaretta. Io mi metto qui vicino al dottore. Accomodatevi, accomodatevi. Secondo te chi saranno? Secondo lei, dottore, quei due chi sono? Ma, Marisa e moglie non dice. Oh, sì, lei non ha neanche la fede. Tu mi ami. Non me l'hai mai detto. Mi ami, Andrea. Rispondimi, per favore. Ma che ha? No, Rita, ti prego. Rita, calmati. Calmati, ci guardano tutti. E che me ne importa? Voglio piangere. Piango quanto mi pare piace. No, Rita. Andiamo, su. Alza, su. Lasciami non toccarmi. Non voglio. Ti prego, calma. Lasciami, mi fai male. Va, ma sono dei veri cafoni, è proprio un'indecenza. Calmati. Non fare così, Rita. Mordini, lascia andare. Lei non può, ma che vuoi? Capisco benissimo, sa, ma ci sono delle signore. Ma tiri giù, è difficile di affari suoi. Non si comprometta, venga qui. Rita, no, Rita, aspetta, calmati prima. Signore, Rita, signore, ti prego. Per piacere, su, la prego. Calmati. Sta smetta. Rita. Si calmi. Ma si, levati dai piedi tu, Rita. Dio mio, Rita. Vada via, mio marito è malato di cuore. Mario, Mario, l'aceto. No, il cognac. Non doveva finire così, ma forse era meglio. Ma sì, meglio, meglio così. Sai che potevi passare un grosso guaio? Fa conto che c'era una guardia, lo sai come succede? Nome e cognome ti portano a un commissariato. Tu magari sei un po' nervoso, reagisci e insomma salta fuori tutta la faccenda. No, no, ti è andata bene altro che. Però io non ti capisco, una così un'isterica te ne dovevi accorgere subito che era pericolosa. È facile parlare così quando uno ne è fuori. Tu non puoi capire. Capisco, e come? Sono quelle lì che ti rovinano la vita. Io pure una volta, vabbè che non ero sposato, ma insomma... A Bologna, quando feci il soldato, porca miseria, mi capita un tipo di matoi. Veniva in caserma, ti rendi conto? Un giorno ero di guardia. Ti dovresti vergognare. Sì, ma anche lui. Lui niente. Ce l'ha con me. Ma sta zitto, su. Andiamo. Ora dormi, eh? Ce l'ha con me. Mamma, me lo dai un bacio?
dormire con noi stanotte, eh? Sì. E allora dai, su, forza, sotto. Infilati sotto, ma presto, che se ti vede mamma. Ma ormai ci sono. Ah, sì. Vuoi lo sport, eh? Sì. No. Chi sarà a quest'ora? Pronto? 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 Chi era? Niente. Uno sbaglio. L'indomani all'uscita dalla fabbrica me lo immaginavo che l'avrei trovata ad aspettarmi. Ehi, aspettate! Giorno non si fece più viva. Pregavo Dio che fosse finita davvero. E se mi capitava di pensare a lei era con una specie di tristezza, perché dopo tutto qualcosa l'avevo perduta anch'io, qualcosa che m'era piaciuta molto. Però meglio così, se Rita si era rassegnata. Invece un pomeriggio che ero solo in casa, lei telefonò. Non gliel'avevo mai sentita quella voce. Pronto? No, Rita, è impossibile adesso. Rita. Rita, che hai detto? Rita. Rita, mi senti? Non fare così. Sì, va bene, adesso vengo, Sì, vengo. Era Beppe. Frivoli, su. Vuoi uscire, Davvero era finita.
La nostra vita ricominciò come una volta. Anzi, meglio, perché tutte e due, sia io che Luisa, non si era mai accennata niente, però ci sentivamo come miracolosamente riuniti dopo una tempesta. Mi pareva di aver conquistato Luisa una seconda volta. Dove vai tu? Sto qui, leggo le piastrelle. Andrea. Eh? Vai a caccia domenica? Ma non so, perché? Beh, se vai a caccia usciamo insieme presto. Vado a fare la comunione. Papà, qui ce n'è una che deve essere di un compagno mio. GDB, Guido De Biase. Può essere, no? È il tipo. Vieni via, su. Perché quest'idea così? Beh, è tanto. E poi ho fatto un voto. Ho promesso che se mi andava bene una cosa, e siccome Andrea è andata bene, vero? Si dice che nella vita di un uomo una volta accade sempre. Anzi, dicono che se è per una volta, magari è anche un bene. Perché dopo è meglio, dicono. Credo che domenica non ci andrò a caccia. Se vuoi, ti accompagno in chiesa. Che succede? Mamma, sapessi, una ragazza della scala L, dicono che è cascata dal quarto piano. Oh, Madonna mia. L'hanno portata via con la Croce Rossa, ma dice che era già morta. Io porto via il bambino. Vieni, Giulio. Sono venuta fuori quando la madre si è messa a urlare. Figuratevi che non riuscivano a telefonare alla Croce Rossa. E quella poveretta era ancora viva. Oh, ma gli occhi, se aveste visto quegli occhi. Andrea, che fai qui? Vieni via. Ti giuro che è stata una disgrazia. Che vuoi, poverina, stava annaffiando i fiori, la ringhiera, sai... Casacce marce. Per favore, mi accompagni fino al portone. Poverina, e pensare che io nemmeno me la ricordo. Di qui sembrerebbe una bella ragazza, eh? Ah, sai, è passato il portiere per la colletta della corona.
Gli ho dato 300 lire, ma il nome non ce l'ho messo. Ho firmato NN. È meglio, no? Luisa. Luisa, quella ragazza che è morta alla Scala L. Sì. L'ha fatto per me. Perdonami. Domini nostri Gesù Cristo, custodia d'anima tua, mia vita eterna, mamma. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia d'anima tua, mia vita eterna, mamma. Corpus Domini. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia d'anima tua, mia vita eterna, mamma. Io farò il possibile per perdonarti e credo anche che col tempo ci riuscirò. Ma adesso no, non posso. Per questo stamattina non ho fatto la comunione e ho deciso di andare via. Vado via perché non sopporto l'idea di vivere insieme a mio marito e non poterlo guarire dal tormento che ha dentro di sé. Cerca di capirmi e se puoi ogni tanto dà un'occhiata ai fiori. Passarono una dopo l'altra 3 settimane lunghissime. Quell'anno nevicò a Natale. Buongiorno. Signor Tracardi, ci deve essere qualche cosa per lei. Ecco qua. Buongiorno. Tanti baci e auguri. Giulio. Luisa niente, neanche una parola. Rita pensava ogni tanto con una specie di stupore. Mi sembrava tutto un sogno quel che era successo, una cosa mai esistita. Thank you.
niente, sempre occupata. Quant'è? 400, signor Zaccardi. Grazie. Arrivederci. Come un presentimento. Era l'ultimo dell'anno e avevo pensato. Anno nuovo, vita nuova. Buonasera, signor Zaccardi. Buonasera. Ma forse a Capodanno le corriere non camminano. Però i treni camminano sempre. Se Luisa voleva. Ecco il dolce! Ecco. Fermi, vero Moletta, ferma pure te. Ci penso io, guarda. Abbasseranno quei dolci, se ci riesci. Signor Zaccardi, almeno un pezzetto di dolce, no? No. È buono, sai, è fatto in casa. Oh, Andrea. Andrea, sarà un'ora che ti cerco. Perché? Che è successo? Ti abbiamo cercato dappertutto. Sono arrivati. Chi? Ah, niente. Ah, no, Andrea, magari. Mi dispiace. Senti, Andrea, tu sai che a casa mia, anzi, a noi delle feste non ce ne importa niente. Io non ci ho mai fatto caso perché per me è sempre festa se sto in pace. Ma quest'anno, quest'anno per la miseria mi sono detto è stato un anno maledetto. E insomma, allora ho pensato che una volta tanto bisognava fare un po' di festa perché, bene o male, anche quest'anno è passato. E sì, speriamo che, insomma, io ci ho speranza, sai. Mancano 5 minuti, Andrea. Se ci muoviamo subito arriviamo in tempo, c'è un sacco di gente. Ci manchi solo tu. Però, vieni da solo a scolarti le bottiglie buone, Andrea. Io non ho bisogno di nessuno. Andiamo, va, vieni via. Tanto il mondo è pieno di famiglie andate in malora. E noi faremo come gli altri, sicuro. Metteremo di mezzo gli avvocati e tutto sarà regolare. Il bambino, il bambino ce lo spartiremo un mese per uno. E il 27 lei avrà la sua parte della mia paga, come avrà stabilito la legge, sicuro. Io non voglio nessuno! Andrea! E va al diavolo! Arrivederci a tutti e buon anno. Grazie. Ciao, Andrea. Preparate. Sì, va bene, goccio pure a te, avanti. Senti, portano il bicchiere a Zaccardi. Sentirete quanto è buono. Meno 5! Oh, ecco che ci siamo! 3, zitti, zitti! 2! Ferma! Ferma! Senti! Senti, quanto vuoi per portarmi a Fiumicino? Ma che è uno scherzo questo? Ti do 10.000 lire! A parte il cortassame lo vengono altre più, ma io a Fiumicino non te ci porto manco per 100.000. No, senti, fa il piacere. Facciamo... Lascia me perdere, ma vattene a casa, ma ce l'hai la casa tu. Ma è Capodanno, la vuoi capire, e vattene. Guarda che devo avere stintame. Ma che altata, là. Andiamo, ma prova adesso. E dai, suoniamo questo. E vattene, la voglio stasera. Andate. È finita, vero? Sì, è finita. Papà!
Giulio. Sì, Andrea, adesso è finita. Ma quel che è successo, come potremo dimenticarlo? Perché ormai è successo, Andrea, e noi qualcosa l'abbiamo già perduta. E non la ritroveremo più. No, non sarà mai più come prima, Andrea. Mai più.